Allora, che differenza c'è tra la vongola e la tellina? La tellina è più piccolina, piccolina, la vongola è più cicciottella. Più o meno, però Veronica Sedda è L'ho andata. messa facile. Non era vero, cioè ha sbagliato. Che Sbagliato tutto. differenza c'è tra la vongola e la Beh, tellina? sono due animali diversi. Esatto. Vabbè, ma adesso ma io. Sono due bestie diverse, Due però bestie si fanno gli diverse. spaghetti con Con entrambe. entrambe, è vero, Ecco, però sono quindi. più piccoline le Sì, telline sono. rispetto alle Dica, Una cosa giusta l'ho le detta, dica sono. che sono cugine, così lei è Sono contenta. cugine. Sono Cugine, cugine. cugine. Allora, Vabbè, vediamo la vongola, la cugina della tellina, pescata da Veronica Sedda con chi lo fa di mestiere, cioè il pescatore. Siamo a Cattolica nel mare Adriatico e qua in vista soprattutto del cenone di Capodanno vogliamo capire quali sono i prodotti ittici migliori italiani, come funziona la pesca delle vongole. Siamo qui a Cattolica, ci troviamo sul motopescaiolo, l'imbarcazione adibita come tante altre qui della marineria alla pesca della vongola lupino. Abbiamo fatto una battuta di pesca dove siamo usciti in mare e abbiamo calato l'attrezzo adibito alla pesca della vongola lupino che si chiama drag idraulica. Questo è uno strumento che cammina sul fondale marino e raccoglie le vongole. Sportello viene aperto e quello che c'è dentro viene raccolto in un grande cassone e attraverso una vite chiamata cocla viene raccolto e distribuito nel vaglio idraulico che vibrando sceglie tutti i prodotti. Quello più piccolo torna direttamente in mare, quello più bello rimane sopra pronto per la vendita. Quali sono i consigli che puoi dare a chi ci ascolta? La vongola lupino è un prodotto veramente molto buono, sempre fresco, in quanto è un animale sempre vivo e lo possiamo vedere perché è molto reattivo. La vongola viva rimane chiusa a tenerla nelle mani e se fosse leggermente aperta, come lo tocchiamo si chiude, invece una vongola non fresca al tatto non si richiude come potete vedere e questo assolutamente non è da mangiare. Questa è la vongola lupino, la vera vongola dell'Adriatico, un prodotto autoctono, appena pescato fresco. Quando comprate le vongole, comprate il fresco, saprete cosa mangiate e mangiate italiano e soprattutto aiutate i pescatori nel loro lavoro.